cosa più interessante che ho, che ho avuto il piacere di trovare in questo, in questo evento è sicuramente rispetto al passato una eh, maturità maggiore sui temi del digitale dal punto di vista dell'interazione tra analogico e digitale, di interazione tra quello che è la LIN, per esempio sono diversi interventi che trattavano la difficoltà e le esperienze di come mettere insieme i processi della LIN insieme a quelli che sono le tecnologie diciamo, così più moderne. Ma Sicuramente c'è una maturità superiore rispetto al passato, dove l'industria 4.0 era vista proprio come un pacchetto di cose da fare, non come un mezzo per arrivare a un risultato che solo le aziende conoscono: qual è il loro reale obiettivo. E sicuramente. C'è ancora un, eh, un avanzamento culturale importante da fare dentro le aziende, soprattutto in quello meno strutturato. Il nostro è un tessuto fatto di piccole e medie imprese. E su queste c'è probabilmente ancora eh, tanto lavoro da fare al loro interno per capire quali sono le reali eh, possibilità che offre questa, questa Industry 4.0. È un'opportunità. È l'opportunità di fare cose che senza queste tecnologie tu avresti fatto fatica a fare, ma che ti permettono di, fare, di essere sul mercato in maniera diversa e più competitiva. Quello che, che per me è più interessante è capire quali sono le prospettive che anche altri imprenditori, manager no, hanno in relazione a temi che, che abbiamo discusso questa mattina come quelli 4.0. No? Chiaramente 4.0 è un termine molto ampio ma si deve declinare a seconda delle realtà. Quindi chi fa eh, un business di macchine utensili è molto diverso da chi fa un business di impiantistica che è molto diverso da chi fa consulenza. Quindi capire quali sono le prospettive, le logiche con cui... Eh, Diciamo così, ciascuno guarda a questa opportunità eh, per il futuro, è l'aspetto più interessante, insomma. Ma io credo ci sia tantissimo da fare. Il problema è che comunque in Italia. Il livello eh, non è, non credo sia un livello eh, sostanzialmente molto avanzato, abbiamo delle realtà che sono ancora indietro, abbiamo realtà invece assolutamente innovative, assolutamente all'avanguardia. Quindi il fatto che questa, ci sia una distribuzione gaussiana no, che sia sostanzialmente eh, molto variegata eh, sicuramente eh, non aiuta in quanto comunque, comunque eh, ciascuno deve approcciare un paradigma come quello di 4.0 in modo diverso per cercare di fare un passo avanti ma capendo da dove farlo, quindi ovviamente tutti dovranno muoversi in avanti però è chiaramente bisognerà capire quali sono i punti di partenza e i punti di riferimento per ciascuno ma un progetto innovativo che noi stiamo sviluppando è sicuramente quello di eh, applicare sistemi di visione eh, avanzati a sistemi di manipolazione di handling avanzati, quindi la possibilità sostanzialmente di utilizzare sistemi di pick and place e di robot, eh, però guidati da un sistema di visione che non è un visione commerciale, ma un sistema di visione avanzata che consente di andare a ehm, fornire un vantaggio competitivo molto importante ai nostri clienti, sia per sicurezza che per la qualità del prodotto. Beh, porto a casa sicuramente eh, alcuni spunti e tante conferme. Eh, conferme del fatto mm. che eh, il mondo eh, della digitalizzazione deve fare ancora grandi passi ed è stato sicuramente molto stimolato da, da, dalle politiche di incentivazione recenti, ma che contemporaneamente è qualcosa che è nato eh, per esigenze di business in tante aziende già da molto tempo. Eh, questo tema di digitalizzazione va molto contestualizzato nell'ambito eh, nell di contesto in cui si applica. Eh, quindi eh, con vari livelli di eh, implementazione delle tecnologie abilitanti. Eh, abbiamo avuto vari esempi molto variegati durante la mattinata e eh, si è parlato molto del, dell'oggi, ma con l'intervento mattutino, soprattutto eh, del professore universitario, si è parlato anche di quello che sarà... Il trend futuro, dove ci saranno, se vogliamo fare sistema, che è una cosa poco usuale per l'Italia, ci saranno dei temi comuni in cui eh, l'open innovation ritengo sia fondamentale e la collaborazione per creare un ambiente, un ecosistema digitale, eh, è fondamentale per tutte le nostre imprese per creare più valore aggiunto e che sia un lavoro aggiunto sostenibile. Perché ritengo che tutti sappiamo fare prodotti eh, eccellenti, ma a questi prodotti eccellenti gli va aggiunta una parte di valore immateriale sempre più alta nel prossimo futuro, per riuscire a eh, dare un servizio al cliente che sia eh, realmente a 360 gradi. E eh, questa parte di immateriale deve essere sempre più rilevante. Penso che l'applicazione nostra che. Eh, racchiude eh, più tecnologie abilitanti della Industry 4.0, eh, sia eh, il, un progetto della nostra Business Unit Finishing, eh, dove vendiamo eh, processi di verniciatura completi per il mondo del legno in particolare, ma anche di altri materiali. Dove partiamo prima della vendita con una prototipazione eh, digitale eh, della linea. Eh, per, che è funzionale a, a, a identificare già oltre al layout anche le performance della linea eh, che andrà installata dal, dal cliente, al monitoraggio delle performance della linea durante la vita a supporto anche dell'operatore eh, per, eh, per gestire al meglio l'impianto alla manutenzione preditiva e preventiva e anche da remoto tramite realtà aumentata. Questo diciamo che è l'ambito applicativo in cui vedo in cefra le tecnologie dell'industria 4.0, quella della di digitalizzazione applicata di più a 360 gradi.